Buongiorno a tutti e benvenuti a questo primo webinar di Nirvana. Oggi io farò una brevissima introduzione su che cos'è Nirvana e quali sono i motivi che ci hanno spinto a sviluppare questo sistema. Dopodiché Federica passerà ad una prova pratica con la quale cercherà di mostrarvi, anche se velocemente, le principali feature di questo nuovo sistema. Che cos'è Nirvana? Allora, leggiamo: un sistema in grado di accelerare e di rendere più efficace la terapia riabilitativa neuromotoria e cognitiva grazie all'uso della realtà virtuale immersiva. Come forse voi sapete, Nirvana non è un'assoluta novità di BTS, anzi, è un progetto a cui lavoriamo ormai da un po' di anni. Abbiamo già circa 150 sistemi installati e funzionanti che ci hanno permesso di arrivare a questa evoluzione e nuovo rilascio di questo nuovo sistema che ha delle caratteristiche di novità dal punto di vista tecnologico, ma anche e soprattutto raccoglie le esperienze cliniche fatte in questi anni di esperienza sul mercato. È un sistema che sfrutta la realtà virtuale per fare riabilitazione adatta sia a bambini che adulti che ad anziani affetti da patologie diverse tra loro, ma che hanno in comune l'incapacità di collegare in maniera opportuna ciò che il nostro cervello ci chiede di fare e ciò che il nostro corpo poi effettivamente fa a livello motorio. In letteratura ormai da anni è consolidato il concetto che queste tecnologie utilizzano appunto realtà virtuale e si sono dimostrate estremamente efficaci in questo tipo di riabilitazione. Andiamo a vedere un po' meglio perché e quali sono le caratteristiche di Nirvana. Quindi, i punti di forza di Nirvana. Innanzitutto una premessa. I pazienti neurologici a cui ci rivolgiamo sono molto spesso pazienti deboli, pazienti molto delicati, che mal sopportano sistemi di riabilitazione molto invasivi. Anche i trattamenti classici per questi pazienti risultano essere spesso noiosi e poco stimolanti. Purtroppo abbiamo a che fare con persone in uno stato molto grave a volte, di certo non persone contente di andare a fare riabilitazione, e uno dei punti di forza più importanti di questo tipo di tecnologia è di riuscire a stimolarli e a fargli vivere un'esperienza riabilitativa molto più stimolante e molto più appassionante. Il concetto più importante di Nirvana è proprio quello di riuscire a dare a questi nostri pazienti, attraverso la realtà virtuale, una vera esperienza cognitiva, con totale libertà di movimento, senza l'impedimento di visori, guanti, sensori. Sapete che oggi esistono sistemi di realtà virtuale immersiva estremamente coinvolgenti, ma che per questo tipo di pazienti rappresentano un forte ostacolo, perché proprio perché pazienti delicati, se noi iniziamo a mettere dei sensori, dei guanti, dei visori a questi pazienti, lo premettevo, la riabilitazione diventa troppo invasiva e mal tollerata. E, punto fondamentale, questi pazienti necessitano di mantenere la percezione reale dello spazio in cui si stanno muovendo. Nirvana gli permette di interagire con degli scenari in maniera il più reale possibile,
senza appunto l'ausilio di alcun visore sensore e facendo in modo che loro possano comunque percepire lo spazio reale in cui stanno cercando di eseguire dei task motori. Quindi con Nirvana il paziente interagisce guardando, toccando realmente ciò che noi utilizziamo per stimolarlo in questi scenari e visualizzando ed ascoltando le reazioni ai suoi movimenti, senza simulatori, avatar, senza, per esempio, vediamo spesso dei sistemi che utilizzano queste tecnologie, ma che non permettono al paziente di interagire direttamente con lo scenario, lo tengono lontano da un monitor. Questi pazienti eseguono dei gesti e su questi monitor succedono degli eventi. Questa non è una realtà immersiva perché, soprattutto per patologie molto gravi, i pazienti non percepiscono che loro stanno facendo un movimento e qualcosa accade su quello schermo. Nirvana li immerge veramente in uno scenario con il quale loro interagiscono in una sorta di, è come se fosse una realtà virtuale reale, molto reale per questo tipo di soggetti. Infatti, il paziente può vivere un'esperienza reale creata dalla realtà virtuale. Questo è ciò che contraddistingue Nirvana e lo rende un sistema medicale, perché certificato medicale unico. Perché utilizzare Nirvana in riabilitazione? L'abbiamo già accennato, perché possiamo stimolare la proattività e la motivazione del paziente. Spesso i medici ci hanno detto che nelle loro esperienze finalmente i pazienti hanno un sistema con cui divertirsi anche facendo riabilitazione. Perché grazie al fatto che si tratta poi di una realtà virtuale, la possiamo modificare opportunamente in tempo reale per facilitare il raggiungimento di task motori predefiniti e quindi stimolare ulteriormente il paziente. Perché ci permette di comunicare in maniera efficace con il paziente, mostrando sia durante l'esecuzione degli esercizi che alla fine e al completamento degli stessi, mostrando i report, gli obiettivi raggiunti, i risultati raggiunti e possibilmente il miglioramento rispetto alla giornata o alla settimana precedente. E questo è ciò che rende il sistema estremamente stimolante per chi lo utilizza. Inoltre, queste tipologie di esercizi sono state realizzate per poter riabilitare tutti i distretti corporei, quindi testa, collo, tronco, arti superiori ed arti inferiori. Con un unico sistema e con diversi esercizi abbiamo la possibilità di riabilitare o allenare tutti i distretti corporei che noi riteniamo più necessari per questo tipo di paziente. Dal punto di vista del paziente, che cosa succede? Che lui si sente protagonista attivo del suo percorso riabilitativo, proprio perché vi dicevo, questo sistema gli permette di avere un'esperienza molto realistica, di vedere gli obiettivi che è in grado di raggiungere e quindi alcune volte il fisioterapista deve sorreggere il paziente all'interno dello scenario perché magari non è in grado di eseguire, di compiere i task in maniera completamente autonoma. Ma alla fine le azioni che lui compie e i feedback che vede nel compiere queste azioni lo rendono un protagonista attivo. E di vivere un'esperienza riabilitativa con una stimolazione multisensoriale, dicevo, sia il feedback visivo, ma soprattutto il feedback uditivo. Al raggiungimento di certi task è stato ormai dimostrato che sono un elemento fondamentale perché il paziente possa riassociare il suo movimento dando un feedback a livello cerebrale di quello che lui ha eseguito e il feedback che arriva in conseguenza del suo gesto.
All'inizio del progetto si era pensato anche a un altro tipo di stimolazione che è quella olfattiva. Al momento non è ancora stata sviluppata, ma nel futuro sarà un altro elemento da tenere in considerazione perché anche un feedback olfattivo a compimento di certi task motori si è dimostrato molto efficace dal punto di vista riabilitativo. E come dicevamo prima, è in grado di vedere i risultati dei suoi sforzi che sono enormi e quindi di darsi autonomamente degli obiettivi per poter migliorare giorno per giorno. Alla fine, quindi, perché è una terapia coinvolgente, motivante e di conseguenza ha maggiore efficacia. Come funziona? Dunque, anche qui lo abbiamo già accennato, gli scenari reagiscono al movimento del paziente grazie ad un sistema di analisi del movimento e il sistema può essere utilizzato indifferentemente a parete o a pavimento con due setup diversi, ma con degli esercizi di task motorio prevalentemente per tronco e arto superiore o, nel caso del pavimento, prevalentemente per tronco e arti inferiori. Una delle più grosse novità dal punto di vista tecnologico di questa nuova release del sistema è che, essendo controllato da un'applicazione web, è compatibile con tutti i sistemi e dispositivi più diffusi, personal computer, tablet, smartphone. Questo è stato un punto fondamentale che ci è stato riportato dagli utilizzatori. Quando c'è un terapista con un paziente e il terapista ha bisogno di stare nella scena con il paziente per aiutarlo, con un semplice telefono, con uno smartphone, può far partire, fermare, avanzare, dietreggiare gli esercizi in maniera molto, molto facile. E l'altra novità importante è che il sistema è multiutente, anche qui il Nirvana è di solito installato in una stanza dove stanno i fisioterapisti, i medici. Attraverso la gestione di profili con permessi di tipo diverso, possono controllare da remoto quello che sta succedendo, andare a visualizzare il report di uno specifico paziente dell'ultima settimana e questo rende il sistema molto più fruibile, molto più utilizzabile all'interno della struttura o dell'ospedale. Bene, ora io lascio la parola a Federica che si sposta nell'altra stanza e procederà con una sessione pratica. Vi ringrazio per l'attenzione. Dopo la sessione pratica saremo a vostra disposizione per eventuali dubbi o domande in merito. Grazie ancora. Grazie Luca per l'introduzione. Adesso possiamo iniziare questa seconda parte del webinar con una parte più pratica e tesa a visualizzare quelle che sono le interfacce del nuovo software del Nirvana. Allora, il software Nirvana è gestito da un'applicazione web-based, questo significa che appunto possiamo lanciare software da qualsiasi computer senza limitazioni di sistema operativo. Nella porzione in alto potete vedere l'organizzazione in quattro sezioni principali. E cliccando semplicemente su ognuna di essa andiamo a visualizzare il dettaglio, quindi la porzione del database dei pazienti, il database delle terapie, custom o di default, la sezione legata alla reportistica, importante feature aggiunta con questa nuova versione, e il general settings del sistema. Allora, per quanto riguarda la parte di gestione del database pazienti, come vedete nella parte di sinistra c'è l'overview di tutti i pazienti in database e posso andare ad associare delle patologie o dei gruppi di trattamento che possono aiutare il paziente, il terapista o dottore nella ricerca dei pazienti in database.
posso utilizzare i filtri a disposizione del database pazienti, quindi ad esempio filtrare tutti i pazienti con paralisi cerebrale infantile, ad esempio, e tutti i pazienti tra di età compresa fra 1 e 5 anni. Importante per l'esecuzione di una sessione di esercizi riabilitativi presenti nel database di Nirvana, che ad ogni paziente sia associata una terapia, che sarà il contenitore di tutte le sessioni di lavoro giornaliere che il terapista andrà a realizzare con il paziente. Questo sarà particolarmente utile anche per i terapisti e per i dottori, che possono accedere tramite il loro profilo dedicato all'interfaccia Nirvana per poter pianificare il trattamento riabilitativo per ciascun paziente, ad esempio in accordo alla data, diciamo, di trattamento, oppure in accordo a una terapia pre e post particolare trattamento. Detto ciò, andiamo a vedere come creare quindi una terapia e una sessione di esercizi. In questo paziente test che andiamo ad utilizzare, come vedete, ho già associato una terapia di test che ha un suo campo di iscrizione e ho già definito una sessione di esercizi. Per aggiungere una sessione basta semplicemente cliccare sull'apposito segnale e decidere appunto il nome e eventuale descrizione da associare alla sessione. La sessione appunto ha questo tag identificativo di parete o pavimento a seconda di quale sensore sto utilizzando, se la configurazione a parete o a pavimento. Avete il database delle terapie di default custom, come dicevo prima, per condividere con più pazienti delle terapie che a priori io, terapista o medico, mi sono creata e ho inserito nel database, oppure posso appunto andare direttamente nel database di esercizi ed aggiungerli con un click alla sessione che sto creando. È importante la novità che abbiamo introdotto, ovvero la possibilità di personalizzare ciascuna sessione di esercizi in base a quelle che sono le capacità funzionali del paziente. Quindi tutti gli esercizi che sono presenti in database possono essere personalizzati in accordo ai parametri di ciascun esercizio, quindi posso per questo esercizio tap the mall, ad esempio, decidere di avere il massimo numero di buche, quindi con lo slider porto il parametro da 4 a 9. Posso aumentare, ad esempio, la velocità di comparsa delle tappe. Quindi in questo modo vado a, diciamo, ad adattare il livello di difficoltà dell'esercizio in base al paziente che ho in trattamento. Posso anche decidere di impostare o meno un tempo di riposo tra l'inizio di un esercizio e il successivo, in modo tale da dare al paziente il tempo di riposarsi tra l'esecuzione di un esercizio e il successivo. C'è la possibilità di registrare, ovviamente con una webcam in dotazione, il video del paziente durante l'esecuzione della terapia. Posso, come vedete da questa sezione alla sinistra, decidere come terminare un esercizio in esecuzione, quindi ad esempio voglio terminare l'esecuzione dell'esercizio dopo che sono trascorsi 10 minuti, oppure scegliere il parametro del numero di oggetti raggiunti dal paziente, in modo tale che posso creare una playlist di esercizi che sia gestita in modo automatico. Ok, a questo punto,
definita questa sessione per il paziente in trattamento, possiamo partire con la sessione di esercizi. Quindi a questo punto diciamo, la schermata di gestione di esecuzione della terapia corrente viene mostrata e come vedete in proiezione lo scenario dell'esercizio proposto andrà a presentare al paziente quello che è appunto lo scenario immersivo con il quale interagire. In questo caso abbiamo un esercizio con configurazione a parete in cui al soggetto è richiesto di colpire delle tappe che appaiono in modo random sullo schermo. Allora, come vedete c'è in real time l'avanzamento delle metriche associato a ciascun esercizio. E io posso anche decidere di appunto saltare la fase di riposo e iniziare con l'esercizio successivo. E posso cambiare in tempo reale i parametri dell'esercizio in modo tale da adattare quello che è l'esercizio in esecuzione in base a quelle che sono le capacità residue del paziente. In questo scenario proposto, ad esempio, al paziente è richiesto di muoversi il più possibile in modo tale da coprire la porzione più ampia possibile dello schermo. Nella sezione dei report, terminata questa parte di esecuzione degli esercizi, posso andare a diciamo, selezionare per il paziente presente nel database di interesse quella che è la terapia di interesse e la sessione in esecuzione, cioè appena eseguita, e andare a riportare i valori delle metriche dell'esercizio in un report finale di facile lettura, caratterizzato da un overview della sessione e l'overview sui valori delle metriche dell'esercizio e semplici grafici di facile interpretazione. È possibile esportare in PDF il report ed utilizzarlo per successive valutazioni da parte del clinico di riferimento. Allora, a questo punto la parte di dimostrazione pratica del webinar è terminata. Io ringrazio tutti voi per l'attenzione e noi rimaniamo a disposizione per eventuali domande e potete utilizzare nel pannello alla vostra destra, la sezione delle chat, per porre delle domande a cui risponderemo in tempo reale.